Amici di Inter, fan TV, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borelli alle nostre video news, rubriche. Ci avviciniamo a grandi passi alla terza giornata, si comincia sabato e che partite: Fiorentina-Juventus, Napoli-Samp e poi in serata Inter-Udinese. Inter-Udinese 3-5-2 per la squadra di Tudor, quasi sicuramente 3-5-2. 3-5-2 per l'Inter di Conte, così come la nostra rubrica, ma attenzione perché ne abbiamo parlato tanto ieri e interagire, anzi tanti di voi mi hanno chiesto ma più Sanchez o più Lautaro? E io dicevo, siccome Lautaro e Vecino tornano il giovedì, Politano leggermente davanti a Sanchez con Lautaro invece staccato, attenzione perché Conte ha provato Politano e Sanchez insieme, che in effetti più di Esposito, più di Lautaro possono anche essere degli esterni di un tridente, anche se a precisa domanda Conte nelle ultime, dopo le ultime partite aveva detto che cambiando il 3-5-2 in 3-4-3 soprattutto dall'inizio ovviamente poi ci si precludeva la possibilità di avere le due mezze ali che vanno a inserirsi, però Politano e Sanchez sono in effetti nel loro ruolo naturale in un tridente esterni. Vecino come Lautaro torna ormai a poco dalla partita, quindi ci sta, il suo sostituto dovrebbe essere più Barella di Gagliardini, quindi 3-5-2 con Barella, Brozovic e Sensi, i due esterni, quindi come l'Udinese 3-5-2 con 3-5-2, oppure giocare diversamente dall'Udinese anche per provare a mettere in difficoltà la difesa a 3 di Tudor, avendo di più la palla, cercando di non andare poi ovviamente in inferiorità a centro con i due mediani, i due registi, il doppio regista Sensi e Brozovic, che dovrebbero poi comunque stare un po' più attenti, andare magari a capire di più le fasi di gioco per inserirsi, però avere un attacco con Politano da una parte, Lukaku centrale e Sanchez dall'altra e iniziare a preparare anche per il futuro un'alternativa, magari potrebbe essere solo a partite in corso, però anche quando poi le squadre avversarie inizieranno a leggere l'Inter, come gioca l'Inter, avere iniziare a lavorare su un'alternativa sicuramente può tornare utile. Torna anche Godin, quindi si potrebbe rivedere Godin e Vrai Skriniar, tra Lazzaro e Candreva con lo Slavia Praga martedì ci potrebbe essere un po' di cambio, se non a partite in corsa o magari a partita in corso, magari dall'inizio. Ripeto, il dubbio principale, poi ovviamente sentendo Conte, dalle 14 inizia anche il campionato primavera, inizia anche poi il campionato di Serie A femminile, quindi weekend importante, ma tornando all'Inter contro l'Udinese, vi chiedo soprattutto Barella, Brozovic e Sensi, cercando di andare a insistere su quello che è il canovaccio delle prime due giornate e poi magari a partita in corso si è provata, quindi un'alternativa se non si riesce magari a sbloccare la partita, oppure già dall'inizio rischiare tra virgolette Politano Sanchez ai lati di Lukaku. Che ne dite? Questo 3-4-3, so già che c'è qualche grande fautore o tifoso del 3-4-3 perché l'avete scritto ieri, ma questa rubrica o video news proprio per diciamo che la news c'è perché l'ha provato la rubrica e perché poi chiedo a voi anche come sempre nei sondaggi di dire la vostra, considerando anche, ripeto, lo schieramento dell'Udinese, Mandragora, Iaialo, lo stesso Fofana, poi De Paul che anche lui ha giocato con l'Argentina, quindi può tornare ma non giocare dall'inizio, perché comunque l'Udinese le alternative in attacco ce l'ha, o può fare anche la mezzala, quindi anche Tudor deve fare le sue di scelte. Un caro saluto da Michele Borrelli, ci vediamo, mi raccomando, appuntamento per Obiettivo Inter con i nostri ospiti, approfondiremo tutti i temi sia ormai di fine mercato, ma soprattutto ci proiettiamo sul primo doppio impegno, Inter-Udinese, Inter-Slavia Praga, riprende il campionato, bel turno per tutti, tante partite interessanti, ma anche l'inizio delle coppe, quindi tutti i temi da sviscerare nella nostra puntata di Obiettivo Inter che torna dalle 21 con gli ospiti, iscrivetevi al canale, fatelo conoscere ai vostri amici nerazzurri, seguiteci e sabato sera poi si ritorna al Meazza. Ciao a tutti, sempre Forza Inter, da Michele Borrelli.